È durato il tutto quasi 2 anni, anche per via della pandemia. Siamo partiti da un'analisi quantitativa, proprio dell'analisi del nostro monte salari, reiterata, ripetuta per più mesi per verificare che appunto quello che si dichiarava fosse vero. Poi si è passata ad un'analisi dei nostri modelli, diciamo, di gestione delle risorse umane per verificare che donne e uomini fossero offerte le stesse opportunità di crescita, in generale condizioni di lavoro all'interno dell'azienda. E poi si è passata alla fase più bella, a mio avviso, quella delle interviste fatte ai nostri dipendenti, un campione corposo, interviste naturalmente anonime, di cui noi non abbiamo, diciamo, naturalmente partecipato, hanno partecipato gli advisor di Via Alto PwC, però il risultato è stato encomiabile anche da parte loro, cioè non si aspettavano un riscontro così positivo da parte dei dipendenti, che poi sono il nostro patrimonio principale, come affermavo poi. Crei appunto il troppo, quello che dovrebbe essere una condizione di base, quindi non tema, diventa appunto un tema di cogente attualità e di importanza, e addirittura da determinare poi che si debba arrivare a delle certificazioni di equità. L'Unione Europea, il Parlamento italiano si stanno muovendo in tal senso, noi di Maiora, con un pizzico di orgoglio, ci siamo mossi prima e al pari di aziende del calibro di Ferrari, Credem, Philip Morris e WinTre, oggi siamo qui a ottenere la certificazione Equal Salary da parte della fondazione omonima legata all'Università di Ginevra. Ed è per noi un motivo di orgoglio, ma al tempo stesso speriamo che sia di stimolo al territorio, ai nostri colleghi delle imprese, del commercio, dell'industria, di tutti i settori, per fare la stessa cosa e superare degli stereotipi che, al di là di far male al nostro territorio, al di là di far male alle donne, fanno anche male all'economia del nostro paese, perché è dimostrato che, insomma, valorizzare i talenti, donne e uomini che siano, alla stessa maniera, fa bene alle imprese e accresce il PIL, il valore che generiamo ogni giorno con il nostro lavoro.